finire, poi Pisapia, Senaldi, Ceran. Prego, Sallusti. Stai dicendo una fake news. Il presidente Berlusconi, io non so se è vero o no perché non c'ero, si vanta di essere stato addirittura un partigiano. O comunque di venire dalla famiglia partigiana. A 9 anni, interessante. Non ha governato. Erano i parenti. Allora, Berlusconi è nato nel 36. Da una famiglia partigiana a 9 anni e a 9 anni... almeno che non vuole distruggere anche da buon comunista di cambiare la storia della famiglia Berlusconi. Allora Berlusconi era in montagna a 9 anni. Sono scappate da Milano e si sono rifugiate. Era la famiglia, in effetti, che lui dice diciamo la famiglia. Non è vero che la resistenza è tutta comunista. Che è così. Dopodiché aspetti, non vi parlate sopra. È successo quando mise il fazzoletto dei partigiani al collo a Onna. Quindi stai dicendo cazzate. No, credo che... Allora, mi pare di ricordare, andiamo a memoria, non è storia ma è storia di cronaca. Mi pare che il problema fosse la partecipazione o meno alla manifestazione milanese. Vi ricordate che poi lui con Onna invece spiazzò andando in un altro posto, quindi tenendo allora, come sempre... Allora, Sallusti ci ha dato due notizie. La prima è Berlusconi era partigiano a 8-9 anni. Vabbè, era precoce, aveva capito tutto. La seconda notizia è che... Quindi non è vero che la resistenza è una cosa tutta di comunisti, perché se no... Terza notizia clamorosa sarebbe Berlusconi da piccolo è stato comunista. Grazie, allora, Sallusti. Pisapia.